ma pure male. Ma... ma è che è una pignatta. Decidiamo se sei cazzo. No! Scusa! Ma è fame! Adesso mettetevi vicini, Mario e Stefano. No, ma perché? Aspetta, no, dai! Adesso baciatevi. Adesso toglietevi le mutande. No, che no! No! Va bene, scusate, questa parte la rimarrò nel video. Ben ritornati in un nuovo video di Minecraft dove dobbiamo dire la verità. Oppure possiamo mentire. Sta a noi la scelta, ma se mentiamo la macchina della verità ci scopre. Ci sarà una morte orribile per noi. Io mentirò sempre perché sono un demente vergognoso. Ma così? Da che amico sei se menti? Se scusa. L'hai detto con amore, cioè, menti anche quando io ti chiedo le domande se mi sta bene questo vestito, per esempio. Assolutamente sì. No, ti faccio felice. No! Ma non si fa! È schifoso, ragazzi. Leggo la prima domanda. Allora, ragazzi, attenzione. Ti sei mai cacato addosso perché non sei riuscito ad arrivare in bagno in tempo? Domanda delicata. No. Domanda delicata, ragazzi. Allora, questa è scontata. Ti è successo mai a te? Dai, su. Che schifo. Ma chi è che non è mai successo? Scusa, che schifo. No, ma cosa sei? Cioè, Mario, se si caga addosso è tenero. È come se fosse un cagnolino che si strofina il sedere per terra. Tu sei raccapricciante. Non è detto che gli succede una volta al mese. Che schifo, come l'altro giorno. Ah, scusate un attimo, ragazzi, devo andare in bagno. Non ricordo. Lì era un segreto. E in corridoio si è sbagliato, non c'è. Terribile. Quindi purtroppo alcuni di noi sì, quindi dovremmo dire di sì. Ma noi, come al solito, proviamo a mentire e vediamo che cosa ci succede. Se la macchina della verità è testata bene, funziona, vediamo. Andiamo. Oh, no! Attenti, perché qui mi sono spaventato. Anna, segna il momento. Sì, non ti preoccupare. Questo è stato perché mi sono visto arrivare addosso quei parassiti intestinali. Ho detto che schifo. Mamma mia, Ste, vattela a pigliare uno, vattela a pigliare. Sono dei mini alien. Ma mi stunzano. Quelli ti entrano nel colon. Il colon. Alex, ma che te mangi? Cosa sono ste robe? Ma queste sono uova, vedi? Sono schiuse e sono usci di loro. Che schifo. Ma che schifo sto perché posto. Sono dentro di me? Ma qui giaci morto, cioè sei svenuto. No, per... non sono morto, credo, spero. Cioè, hai fatto una fontanella di... capito? Ma che schifo, ci stai sopra, scendi da lì! Beh, è stato bellissimo, questa esperienza me la ricorderò per tutta la mia vita. Mi è piaciuto, spero di vedere presto altre stanze. Ma cosa ti è piaciuto? Un po' di altro! Stregato, stregato, mio Dio, no, no, mio Dio. Ma che colpa mia, scusa, seguitemi! Oh mio Dio, adesso... Scusa! Pulisci-lo! Stai tranquillo. Ci penso io. Quella tua madre. Essa deve abbandonarti. Zitto! Mentre ti insulto. Non devi stare. Devi stare zitto mentre te ne dico quattro. Mario, vieni a spalleggiarmi un attimino. Diccene quattro. Diggene una su. Scemo! No, non ne. Beh, sei un buono tu, lo apprezzo. Io sì, sono gentile. Ma andiamo, ragazzi. Venite con me. A me non dici niente. No, perché tu sei stato bravo. È stato lui in realtà, quel maledetto, mi quel malvagio. Mi sono messo in mezzo, scusate. Sì, portatore di madre libertina. Ragazzi, prossima domanda. Attenzione, sempre sinceri, noi dobbiamo essere duramente sinceri. Allora, hai mai mangiato una patatina trovata sotto la tua scrivania, ragazzi? No, miei? Che schifo! Vai, non si no, fa! Dai, che schifo, no! Potrebbe dare. La regola dei 5 secondi, ragazzi, è una cagata. Vale non sempre. È vero. Vale non è vero. 5 secondi, non 5 settimane! Non è vero. Allora, io. Ma si riempie di polvere! Io non l'ho fatto perché sono un po' germofobo, quindi ho paura dei vermi, delle schifezze. Ma cosa, Dario? La patatina sotto la scrivania è più fragrante! Che schifo! È tutta moscia, piena di. No! È stagionata! Chi è stato? È stato Alexo! No, 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 silenzio! Tu non solo fai schifo. Perché fai schifo, sei un parassita, a parte questo, no? Ma poi cerchi di dare la... Togli quelle bottiglie! Ah! Non l'ho messa io quella, lo giuro! Te l'ho vista in mano! Basta con questo bere! Cretino, anche tu sei come stregato, dovete essere figli della stessa madre. Siamo orribili! Ragazzi, che cosa facciamo? Andiamo che sì o andiamo che no? Dai, l'abbiamo mangiata, su! La verità dovrebbe essere...
Sì. Sì, perché sembra che qualcuno qui mangia. Dai, però, dai, oh! Sembrerebbe sì, però noi troviamo. Siamo Bonelli. Andiamo nel no. Quindi ci tiriamo un po' su. Diciamo che siamo meglio di come siamo in realtà. E andiamo qua. È la Madonna. Quella è una paratina! Oh, che schifo! Ma di chi è sta scrivania? Ma hanno contaminato l'aria! Beh, però è un bel... Beh, hanno chiamato i pompieri per questo! È un bel patatone, questo qui! Ma questa è buona! C'è anche l'acqua vicino, se ti viene sempre... Del wasabi! È buona! Che schifo! Cioè, è corroso il pavimento sta roba! Io ho un morsettino, cioè, no! Un assaggino, ma che fai? Credo io che dobbiamo un po' di salsa. Andiamo a prendere la salsa, dai. Ma che schifo è! Quella doveva essere il liquidino della patatina. Sai, dai, quando che schifo. È normale. Quindi sì, purtroppo dobbiamo dire di nuovo la verità. E anche qui. No, ma qui oh, è impossibile. No, raga, è impossibile. Ma siamo pazzi? Barare! Come si fa? Barare! Quanta roba abbiamo per barare, ragazzi. Vieni, Anna, barare! Barare! Andiamo! Barare! Barare! Che schifo! Chi è che non è riuscito a barare? Mamma mia! No! Ma ubriacona! Qualcuno mi si è messo davanti e mi si è schiantata la pallina! Te lo dico io chi era! Hai interpellato nel chiappone di Alex, Anna, stai molto attento! Ma in realtà era la testa di strema, va bene! No, quella è piccola! Il cervello! Teto! Mamma mia! Vai nell'angolo! No! Il cervello è grosso! Tienati! Non hai niente di grosso! Oh, hai mai avuto un sogno hot su un tuo amico? Sì! No! Non rispondo! Allora, io no, perché i miei amici fanno tutti schifo. Dai, su di me! Quindi, cioè, se adesso li guardo uno ad uno e vi dico, allora, no. Cioè, sei orribile, sei un insetto stecco, no! Tu no, fai schifo, tutto furri. Assolutamente sì! Non ti lavi mai. Tu sei quelle che... Ma cosa stai guardando? Ma no, no, ma perché? Perché stai a guardarla? Oh mio Dio! No, banniamolo prima che sia troppo tardi. Mio Dio! Non ci credo! Non lo so, Anna, ma lavati bene, ok? Era palese! No, ma questa è da denuncia, eh! Ma è il minimo! Questa è da linciaggio, ragazzi, è da linciaggio! Mio Dio, fallo rientrare! Dai! Sì, non ti preoccupare! Ti prendi la responsabilità, secondo me. Oh, no! No, lo riballo! L'unico su cui potrei avere qualche dubbio è il mio buon Mario, che quando mangia i funghi mi ingricca un po'. Ok, va bene! Mangiameli ancora un po'. Quindi, ragazzi, abbiamo mai avuto questo... Tu hai mai... Sì! È su chi? Alex! No, su di me! Pensavo che me lo volessi dire all'orecchio. No! E invece no? Allontanati! Vabbè, mi sento lusingato. Quindi, sì. Però noi, come al solito, mentiamo perché ci garba dire le bugie. Vediamo che cosa succede. Qua sotto? No, raga, io sono a vedere cosa c'è qua sotto. Ma è pieno di gente qui. Come si sale? Come si sale? Ma è tutto un ciuccio. Ma stai sognando stregato. Ma perché sogni stregato? Non è vero. T'ho pure menato. Vado di nuovo. Allora, lì io sembra che io stavo sognando stregato, ma in realtà non è vero. Quello che sta succedendo è che Strecatto si intrude nei miei sogni e si mette nella doccia, capito? Si fa guardare. Ma ti aspetto. È questa la verità che è successa, capito? Oh, picchiami, grazie. Quindi purtroppo dobbiamo dire sì, abbiamo avuto questi pensieri, ma non con Strecatto, naturalmente, è schifo. E viceversa non posso dire il contrario. No, non puoi dire neanche questo, però, perché altrimenti ti taglio le palline e diventiamo... andiamo dal veterinario un'altra volta. È troppo tardi! Andiamo dal veterinario a fare quella pratica, che il veterinario ha raccomandato. Snip! Allora, prossima domanda. Venite qui, venite. Raccoglietevi, forza. Mio Dio, Mario, quanto sei lento nella vita, Mamma mia, ma infame, bara, fallimento, ma... Bara! Ma pure male! Ma che è una pignatta! Dai, adesso lo devi rifare un'altra volta! Attenzione! Ragazzi miei, che
che cazzo state facendo qua? A fermi. Allora andate, appena finisce il video, sul sito www.lionvgf.it, perché cosa ci trovate? Nella sezione acquista ci trovate i prodotti Orda. Orda è il nostro nuovo gioco di carte, con un sacco di carte, tutte diverse, tutte ideate da me. E questo che ho in mano è il doppio mazzo Lion contro Anna. Per giocare da subito potete giocare contro vostra nonna, che lei tira fuori sempre il mazzetto di carte e dice chiama scopone. Nonna no, giochiamo a Orda. E fai bella figura, è tutta un'altra cosa. È facile, c'è anche il regolamento sul sito, quindi potete trovare tutto. Adesso però ragazzi, questo lo fate a fine del video su lionvgf.it. E adesso continuiamo. Hai mai fatto una scorreggia sonora in ascensore con altre persone dentro l'ascensore? Che schifo, ma quando mai? Ma che schifo! Nessuno può sapere che sei stato tu, però. Se io mi ricordo, no, per forza. Sanno, io mi ricordo una volta, ascensore molto stretto, un metro per un metro, io, Metal Mavio e Nameless. Abbiamo preso Nameless, l'abbiamo sottomesso, l'abbiamo messo a te. Ci siamo messi a cavalcioni della sua testa, io e Mario. Uno da una parte e dall'altra. E abbiamo rilasciato un'atomica totale. Non ti ricordi? Così, no. Sì, e quindi purtroppo. Ecco perché è così traumatizzato. Ha paura degli ascensori adesso. Paurissimo. Tu? Io Alex Nauts non l'ho mai fatto, ma le chiappe nautiche non ragionano per il mondo loro. Che schifo, non mente propria. Si sono date alla falsa gioia due o tre volte. Va bene, allora quindi dovremmo dire di sì. Noi come al solito mentiamo perché siamo dei pinocchioni maledetti e quindi diciamo di no. Oh no, c'è Anna. E io già so chi c'era nell'ascensore con te. Non lo so. Chi sarà stato? Sono scappati. Questo è stato qualche criminale, che deve essere andato via. Si muore, era tossico. Era tossico, anche il pulsante era tossico. Pensa quanta concentrazione di metano scorreggia c'era dentro quell'ascensore. Quindi purtroppo dobbiamo dire anche questa volta di sì. Abbiamo commesso anche questa... Che cacchio... No! Ma cosa dobbiamo fare? È un labirintus. È il momento di parare, dai, per caso. Barare! Barare per forza! Scusate, devo un attimo parlare con Anna. Sì, ecco, ero rimasta bloccata in ascensore, scusate. Ecco, allora, ti ho scorreggiato in testa troppe volte, sei diventata stupida. Sì! No, rimani nell'angolo. Allora, ci riprendiamo, devo farti il richiamo di scorreggio in testa. No, no, per favore, basta, ti prego, sono già abbastanza traumatizzata. Sarà meglio. Hai mai ballato nudo davanti allo specchio? Ne vado fiero. Fai il twerking con le chiappe. Guarda, facevo tipo così e poi faccio così e si muove tutto. Non mi interessa. No, dai. Non lo volevo sapere. Adesso tu, sai. È parte della mia routine ogni mattina. Lo immaginavo. È un boost della confidence. Lo immaginavo. Tutto. Tipico dei maniaci, fare questa cosa qui. No! A finestre aperte. Fanno la pratica per quando sono al parco e ci sono davanti. No! Lo so, è disdicevole, ragazzi, lo so. Lo dovesse fare davanti a me, chiamerei immediatamente la polizia, perché ci dissociamo dalle persone che fanno queste cose. Persino su Minecraft, non apprezziamo, dico bene, non ragazzi. Non si fa! Non che lo apprezziamo. Schifo! Lo schifiamo. Beh, ti schifiamo. Quindi abbiamo mai, sì, avremmo mai, ma noi diciamo pure di no. Di no, diciamo di no. Siamo delle persone che dicono di no. Vediamo un po'. Io non voglio scendere, non voglio. Che schifo! Non guardate. Non guardate, non capisco cosa sia. No, ma c'ha la mutanda. Ha la mutanda tipo sumo. Sì. Ho capito, ma è bruttina uguale. Ma che cosa dovrebbe rappresentare, scusami? Questo ballava, però mi sa che scivolavo sul sapone, vedi? Ah, ho capito, poverino. Poteva scivolare dall'altro lato, no? Ma poi c'erano le chiappette. Vabbè, comunque è una mutanda da sumo, Cioè, è normale, no? È una mutanda da sumo. Sì, è una mutanda. Il sumo è. E come si muore qua senza guardare qua? Chi mi ha spinto? Alex! Non ho capito. Capisco. Questa è stata probabilmente la cosa più traumatica che ho mai visto finora. Sì, bruttino era, Però bruttino. Poteva andare peggio, eh. Oh, sono caduto nella lava. No! Grazie. Non c'ho l'acqua! Sì. Non ti preoccupare! Sì. No! No! Chi è stato? Hai rovinato il gioco! Mi scappava, mi dispiace, non possiamo fare altrimenti. Ma comunque! Ma
brutto bastiano! Ma io, ma che schifo, guarda che hai rotto tutto. Ti ha rotto il divertimento. Almeno possiamo parare adesso. Fallo di nuovo perché. Fallo di nuovo. No, qui. Bravo. Ancora un po' qui. La mia è più efficace. No, dai, si fa, si fa, si fa. Che pippone. Ok. Scusate, devo parlare in privato con Mario. No, perché con me? Vai lì. Allora, non è possibile che sei sempre l'ultimo. Ma io non lo so, ma tua madre ti ha istruito a essere sempre l'ultimo. Ma non sì, capito. Sì, gli ultimi saranno i primi. Ho capito, a prendere un calcio nel sedere saranno i primi. un po' meglio, eh. Vabbè, prossima domanda. Hai mai riso così forte da farti un pochino di pipì addosso? No, ragazzi, è orribile. Anna ha detto di sì. Mio Dio, no. Anna, sei una pisciona. Voglio quelle bevi. Ma che storia! Che brutto! Anna, che è schifo. Ma è colpa tua! Che, no, che non l'ha mai detta questa cosa. È pisciata, non ha detto nulla. Ma no. Un pochino! Guarda il muro immediatamente. Questo significa che mi fai molto ridere, no? Qualcun altro si è pisciato addosso. Io, no, io, che no. Schifo! Ma guarda che è normale. Non è normale. Ma voi, no, secondo me, perché se no si dice mi fai pisciare, allora, da ridere. Vai nell'angolo tu. Allora, no. Stregato, posso capire. Perché avendo l'ugello, la pompetta molto piccola, è difficile contenere le cose piccole, capito? Perché vanno un po' dove vogliono loro, capito? Alex, posso capire, perché essendo tutto chiappe e niente cervello, le chiappe quello fanno, rilasciano cose, cioè dispermano cose. Che schifo, ma si parla di pipì, mica di popò. Lui pure posso capire, perché essendo alto, cioè il cervello lontano dal, no, da... dai. Quindi il segnale di non fare la pipì arriva in ritardo e ormai è difficile. Ma tu mangi i funghi, dovrebbero stimolare queste cose, ma no? Io no, perché li mangio poco adesso. Mannaggia, dovremmo recuperare. Quindi purtroppo dobbiamo dire di sì. Che è successo? Siamo in cucina. Che è successo? Ma che successo? Siamo in cucina. E mo? Come torniamo? Grazie. Siamo di nuovo in cucina. No, sempre qui. Diciamo, dovremmo dire di sì. Non fare domani. Non è meglio non sapere troppe cose nella vita. È una cucina, andiamo avanti. Sì, volevo pisciare sulle tazze. Perché no? Sì. Hai mai quindi fatto la pipì? Sì, ma noi diciamo di no, perché bugiardi come al solito. E questo qui, aiuto! Ma è orribile. Non sono di sicuro io questo, ragazzi, cioè, è uno che ride e fa ridere. Ma che schifo. Ma c'è Stregato, dai! Spiscettato. Perché tutti ho capito, perché tutti ridono di lui. Ma fa ridere, no, cattivi. No, questo sei tu allora che ridi di me. E mi piscio. Ma naso grosso. È vero. Non ce l'ho io il naso grosso. Chi l'ha fatto? È bello. Alex, è stato lui. Hai dato tu questo scempio? E questo non mica sei tu. Stregato. Ok. Non è Stregato questo. Ma se sono qui. Stregato è quello lì riverso nella pipì. Questo chi è? Bastiano. Sai cosa ti dico? Se avessi dovuto rappresentare te, avrei disegnato una cacca gigante. Lo sapevo. Accurato. Tutti quanti avrebbero avuto la certezza che eri tu. Nessuno avrebbe chiesto nemmeno: ma questo è Alex? Ovvio che quello sarebbe stato Alex. Oddio. Ragazzi, è difficilissimo. Occhio. No, ce la fai. Basta, qua non si può neanche citare. Barate al vostro meglio, ragazzi. Io ci sono già, Hai mai salutato qualcuno che non stava salutando te? Che figura orribile. Brutto, ragazzi, brutto. Questo è proprio imbarazzante. Ma pure chiamandolo per nome. Mamma mia, immaginate. Ciao, che bello. Quello ti passa a destra, gliene frega nulla. Ma che gli fai con la mano? Sì, rimani lì come un pinnulone abbasciato. E no. Poi magari ti guardi intorno, ti gratti la testa per far finta di niente. No, sì, no, raga, è bruttissimo. Io non c'è problema, non mi saluto nessuno, io non saluto nessuno. Bravo, bravo, bravo. A me non è mai successo comunque. Dai, nonostante, ma no, no, nonostante io sappia perfettamente come avviene, non è mai successo, mai successo. A voi altri? A te? A me sì! L'unica persona che conoscevo. Ok, ho perso interesse nella tua vita. E a te, amico mio, dai, narrami. Ma che stamattina sono andato a fare spesa, ho fatto un saluto. Ho perso interesse di nuovo. No! E a te?
Io ogni tanto lo non faccio, me frega, però va bene. Va bene. Quindi purtroppo dovremmo dire di sì. Ma noi mentiamo, come al solito, diciamo sempre le bugie. A che ce frega, ragazzi? E questa? No! Che succede? Addirittura la polizia è arrivata per questa cosa. Mio, guarda qua a terra! Per stalking! Anna? Chi stavi? Ma sono salutato una persona! Quella persona è l'amica, quello c'ha la faccia sconvolta! Anna, che. Aia! Ho riconosciuto e mi ha accappato! Fatto niente! Ti ho offeso! Vabbè, e quindi dobbiamo dire sì, abbiamo compiuto anche questo. Ma noi a stare a casa non siamo buoni, Cioè. Cioè dobbiamo uscire a fare ste porcate ogni volta. Va bene. Sei stato mai beccato a fare la cacca all'aperto? No, che schifo! Ma che schifo! Ma con gli animali! Dietro un albero! Cos'era quel sospiro? Io cos'era so quel sospiro? Che lui lo ha fatto! E io c'ero! E tu l'hai beccato! Mi immagino. Mi teneva la mano! Che trauma che tu hai subito! Ti sei fatto mandare un risarcimento per post traumatic stress disorder? Troppo! Anche perché so con cosa si è pulito! No! Non lo dirò! Non lo dirò! Che schifo! Devi dirlo, no! Devi dirlo, devi dirlo. Delle foglie secche! Sì, no! Che secche! Cioè, quindi aveva tutto il buco farinato di foglie! Tutto bello irritato poi, Che brutta, che brutta immagine! Questo mamma mia, che schifo, Mario! Porca zozza! Quindi purtroppo qualcun altro si è cagato addosso? No, mai! No, che, che schifo. No, vabbè. Che schifo. No, non lo voglio. No, 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 no. Zitto, zitto, zitto. Non dire. No, ragazzi, scioccata, aiuto. Mio Dio, poi quando Stregato racconta le cose. Quando le racconta Mario, fa ridere. Sembra un cinghiale che si caga addosso. Fa ridere, no? Giusto. Ma quando le fa lui? Fa più schifo, capito? Perché fa impressione. Sei sconvolto perché non te l'aspetti. Sembra pulito, invece è scabbioso. No, è peggio di noi. Vabbè, quindi purtroppo dobbiamo dire anche questa volta che sì, abbiamo fatto anche questa porcata. Ma noi diciamo di no perché vogliamo vedere cosa succede se menti, dai. La polizia. No, no, ma non è stato questo, guarda che si è fatto. Si è cagato di schifo sopra. Dai. È quello. Ha tirato gli orsi la cacca. Ah, è normale, no? Sì. La cacca attira gli orsi, ragazzi. State attenti a dove cagate. Mario, quando hai fatto il tuo quel giorno è arrivato un orso. Due sono arrivati. È normale. Lo fanno sempre immediatamente. Quindi, purtroppo, andiamo, sì. Abbiamo fatto anche questa cagata all'aperto. Ragazzi, quante ne mancano, Alex Nauz? Lion, ne mancano più poche ormai. Più poche? Che cazzo vuol dire più poche? Non lo so già. È l'ultima, bello. Allora, hai mai suonato il citofono a qualcuno e poi sei scappato? Questa è una cosa brutta. Chi non lo ha mai fatto? Lion l'ho fatto. Non è vero. Amore, sì, ma non sì. Te credo manco se in me lo dici faccia. In un video. Ma mi stai accusando di cose gravi. Il mio avvocato ti denunzierà duramente. Quindi alle prove dice. Io adesso verrò a casa tua, suonerò il citofono e cagherò sullo zerbino. Che schifo. Bravo, no! Come piace a te. Adesso, abbiamo mai suonato? Comunque sì, a quanto pare abbiamo fatto anche questa. Noi però come al solito proviamo prima a vedere qui. Mettiamo come dei bulli bustieri. Con il citofono. Chi è Victor? ma perché la casa è un po'... Guarda un po' la casa. Oddio, Milano, aspetta, vieni qua, guarda lì nel vicolo. Chi è nel vicolo? Fammi vedere. È Victor. Sta a buttare la monnezza, raga. Aspetta, Pronto? Vai da Victor. Ho suonato, ho fatto lo scherzo. Mi venga sul retro. Ah, la pizza. È un duro, Victor. Quindi non caso, naie. Abbiamo fatto anche Oh. Chi mi ha toccato? Io. Hai fatto male. Qua? No! Non t'ho visto, capito? Non ti vedo nemmeno, sto vicino a te. Hai fatto bene. Lo so. E noi, tutti insieme, ragazzi, ci godiamo la vittoria. T'arrivo. Il podio. Sì! Evviva! Sul podio, glorioso. Ragazzi, per il mio sollazzo, andate nell'arena e scazzottatevi duramente. Yeah! In silenzio. Grandi. Ok, senza uccidervi, perché non voglio spargimento di sangue. E noi, ragazzi, ci salutiamo. Vi ricordo di andare ora su www.linevgf.it per godere delle pacchettine di carte di Horda e spacchettarli quando uscirà. E per oggi, Lion out! Ciao!